fa piacere così di ritrovarci, conoscere delle persone nuove, perché non è che Aria Bella veniamo sovente, perché è un po' rispetto alla Variola, insomma arriviamo fino alla Valma, poi non ci arrampichiamo su, insomma, così. E il libro è questo qui, Le storie che non ti ho raccontato, e che è un rapporto madre figlia, cioè tutti quanti, o se siamo stati madri, ma tutti quanti siamo stati anche figli, perché tutti abbiamo avuto una madre. E allora lo sappiamo bene che questi rapporti con i genitori, con la madre, insomma, io ho voluto analizzare un pochino quello, con una figlia bambina e adolescente, insomma, questi rapporti possono essere stati, in certi casi sono stati meravigliosi, eccetera, ma sovente possono aver avuto degli screzi, qualche difficoltà, qualche incomprensione, qualche anche rigidità, o da parte della madre, naturalmente, e qualche silenzio di parole che non state dette, naturalmente anche della complicità. Allora, io così ho voluto un po' parlare di questo, però siccome la mia formazione è di tipo agronomico, cioè io sono laureata in agraria e quindi mi sono sempre occupata di fiori, di piante, di giardini, e non, il rapporto madre-figlia è stato analizzato da moltissime persone che a livello psicanalitico, psicologico, io non volevo ovviamente addentrarmi in un campo così complicato, e poi assolutamente io non avevo nessuna competenza, per cui io ho voluto utilizzare le piante come un vocabolario dei sentimenti, le piante soprattutto che io conosco in modo particolare, quelle della Valle Cervo, che conosciamo tutte, anche se ci sono anche dei geni a piante che vengono un po' più da lontano, perché mi pare che le piante possano trasmettere appunto dei valori morali, anche dei valori spirituali, a cui una madre può attingere proprio per parlare ad una figlia, per trasmettere ad una figlia qualche dei concetti e quello che si vorrebbe trasmettere ai figli, insomma. L'altro motivo per cui ho voluto scrivere questo libro è proprio anche un po' per sottolineare l'importanza che hanno le piante, perché noi siamo abituati a essere circondati dal verde, circondati dalle piante, ma non riflettiamo mai, almeno a me pare, quanto le piante siano proprio importanti per noi. Cioè, mentre le piante possono vivere benissimo senza di noi, noi per vivere, come sappiamo, abbiamo bisogno delle piante, perché la produzione di ossigeno, tutte queste cose, che poi ci forniscono materiali, cibo, sostanze per fare delle medicine, quindi insomma le piante hanno una grandissima importanza. E quello che io ho sempre notato è che in fondo o le piante sono poco conosciute, oppure le piante così sono anche abbastanza trascurate. E anche quando noi vediamo delle trasmissioni alla televisione, no? Queste trasmissioni scientifiche, quelle che fa Piero Angela, eccetera, noi non vediamo mai come protagonisti le piante, ma troviamo sempre gli animali. E se uno chiede come mai anche in televisione, eccetera, loro rispondono: ma perché gli animali fanno tante cose, insomma, cioè, e invece le piante sono degli esseri così inanimati. Allora, a partire dagli anni 90, praticamente in Israele, hanno fatto delle ricerche, le ha fatte Daniel Chamovic con dei suoi collaboratori, dei suoi allievi, e ha trovato appunto che le piante hanno 5 geni che sono comuni a quelli degli uomini. Quindi non possiamo dire che le piante siano dotate di intelligenza, perché non hanno né il cervello né un sistema nervoso centrale, però possiamo ben dire che le piante sono dotate di consapevolezza. Cioè, cosa vuol dire consapevolezza? Vuol dire che le piante capiscono, annusano, si rendono conto di dove si trovano, hanno una vita sociale, si aiutano l'una con l'altra. Poi farò anche degli esempi prendendo delle piante dei nostri orti e vediamo come si comportano proprio anche le piante. E soprattutto
quello che colpisce è il fatto che le piante, pur non muovendosi perché sono immobili, riescano a mettere in atto delle strategie per difendersi, perché se sono attaccate da parassiti, da insetti, eccetera, le piante non soccombono. Allora, una quercia, soltanto per fare un esempio di una pianta che tutti conosciamo, può venire attaccata anche da 60 tipi diversi di parassiti, eppure le querce esistevano molto prima di noi e continueranno ad esistere dopo che noi non ci saremo più. Quindi praticamente anche gli psicanalisti hanno sviluppato, diciamo, delle teorie in cui dicono che noi siamo molto più affini alle piante di quello che non ce lo immaginiamo, perché noi abbiamo delle radici, cioè i nostri piedi ben piantati per terra, la testa che va verso il cielo è come un albero che si protende verso il cielo. E allora nel libro ci sono una serie di capitoli che riguardano proprio degli aspetti che viviamo, della vita nostra, no? Cioè l'adattabilità, come noi ci adattiamo o non ci adattiamo, l'aggressività, che è anche una cosa che forse le donne hanno sviluppato più degli uomini, almeno io parlo per me, l'altruismo, che c'è chi lo è e chi lo è molto poco, la competizione, e questa è un'altra cosa anche della vita di tutti i giorni, l'invadenza, no? Tutti abbiamo quelle amiche che quando hai appena cominciato a mangiare o ti metti a dormire ti arrivano con una telefonata, la meno opportuna che c'è, l'attrazione, cioè ovviamente tutti noi cerchiamo di, specialmente quando uno è giovane, no, credo, di renderci gradevoli, attraenti, piacevoli, eccetera, eccetera. La frugalità, che è un altro tema che è quanto mai attuale proprio in un periodo di grandissima difficoltà economica come l'attuale, e poi anche il pudore, cioè sono tutti, diciamo, comportamenti che io penso una madre abbia piacere di trasmettere alla propria figlia. Allora, nel libro c'è sempre praticamente un colloquio madre e figlia e poi un riferimento alle piante, così si snoda prendendo degli esempi della vita di tutti i giorni, cioè una vacanza, un pranzo, una passeggiata, eccetera. Ci sono tanti spunti che uno vive per parlare così mentre può parlare ai propri figli. E certamente quello che volevo dire è che noi per le piante diciamo anche molto spesso il termine usiamo vegetare, che è anche un pochino spregiativo se vogliamo, perché un essere vegetale è una condizione di vita ridotta al minimo. In realtà le piante tutt'altro fanno che non vegetare, ma vivono, crescono, eccetera. Uno dei motivi per cui probabilmente la gente è più, tutti quanti noi ci sentiamo magari più attratti agli animali che alle piante, è perché con gli animali abbiamo una sorta di feeling maggiore, come dire, un gatto o un cane, se uno gli dà un biscotto scodinzola, ci lecca la mano, ci viene a fare le carezze, e quindi siamo abituati, no, a questo comportamento. Invece le piante non fanno niente di quel tipo lì. Ma le piante che cosa fanno? Destano proprio, io credo che chiunque di noi guardando, e qui siamo molto fortunati, no? Nella valle abbiamo questi bellissimi paesaggi, questi bellissimi boschi, alcuni un po' rovinati, ma insomma, così, e cosa proviamo di fronte a degli alberi che sono secolari, anche più che secolari, proviamo un senso di ammirazione. E allora gli alberi ci insegnano anche che come sia importante durare, perseverare e non darci nessun fastidio, perché sono lì e hanno bisogno semplicemente della nostra ammirazione e neanche poi tanto di cure, perché gli alberi che crescono spontanei crescono da loro. Quindi insomma le piante hanno proprio sviluppato degli apparati sensoriali e molto complessi che gli permettono proprio di modulare la propria crescita anche nelle condizioni più difficili, perché ci stupiamo alle volte vedendo come da una roccia che non contiene niente fuoriesca un albero o fuoriescano dei cespugli. Uno ci si domanda: ma dove troverà questa pianta con le radici il suo nutrimento e come farà? Se noi consideriamo anche una betulla, che è una pianta che tutti quanti conosciamo,
ci rendiamo conto che nelle condizioni in cui c'è più vento e la betulla è molto esile, viene sbattuta dal vento, le betulle riescono a rinforzare il loro tronco, perché devono sopportare delle zone, appunto delle condizioni ventose. Oppure la lattuga presente nei nostri orti. La lattuga deve sapere che deve difendersi, per esempio, quando ci sono degli afidi famelici che la mangiano o che tentano di distruggerla. Allora la lattuga sa come deve fare e interviene, produce quelle sostanze chimiche che uccidono e distruggono i nemici. E così vediamo, per esempio, che ci sono delle piante più timide di altre. Se noi andiamo in un bosco e qui per esempio ci sono dei boschi di faggio, no? Vediamo che le chiome del faggio raramente si intrecciano tra di loro, quindi il faggio è come una pianta timida, diciamo, mentre invece abbiamo delle altre piante, per esempio le conifere, che intrecciano le loro chiome tra di loro. Cioè sono tutti comportamenti che noi possiamo benissimo rapportare a noi stessi, agli uomini. E quindi poi vediamo anche questo, che le piante compiono una sorta di fuga dall'ombra, no? E questo lo vediamo molto bene anche in casa con le nostre piante d'appartamento. Quando abbiamo delle piante vicino alla finestra oppure in una posizione non perfettamente in luce, vediamo come la pianta tende a incurvarsi, perché che cosa fa? Fugge dall'ombra e va verso la luce. Inizio il libro praticamente proprio da quando aspettavo mia figlia, raccontando cos'è per una madre l'attesa, eccetera, e poi per come io pensassi appunto che avere un figlio voleva poi dire sapergli dare delle radici e delle ali. Questo mi era venuto in mente perché noi abitiamo d'inverno tutto l'anno, insomma praticamente abitiamo a Torino. E così abitavamo in una casa che aveva un piccolo terrazzo, e siccome io mi potevo muovere poco, insomma lavoravo, certo all'università ho sempre lavorato, ma non facevo spostamenti eccetera, a differenza delle ragazze adesso che quando sono con questi pancioni giganteschi se ne vanno al mare, da tutte le parti, in montagna, no? Una volta queste gravidanze erano tenute molto più tranquille, insomma, gestite in altro modo. E quindi passavo, poi lavoravo, poi avevo voluto su questo terrazzino ricreare così una specie di giardino con delle piante che avevo nel giardino qui di Valiola, e quindi avevo messo dentro un grande mastello un acero. L'acero ha quei frutti che sono fatti come dei piccoli aeroplani, no? Ricordo che una sera avevo visto proprio che un colpo di vento aveva fatto volare via questi frutti. E allora mi ero detta, ecco, la mamma acero ha saputo preparare un bel cesto di picnic con delle sostanze utili a questi suoi figli, e adesso questi se ne vanno e lei ha compiuto il suo compito. Cioè, che voleva poi dire che cosa? Che aveva saputo dare delle radici e anche delle ali, cioè saperli distaccare da noi. Come d'altra parte, come ci capita anche di vedere, per esempio in maggio, capita alle volte di, se noi guardiamo verso la montagna, vediamo come le aquile insegnano a volare ai propri aquilotti, ai piccoli, li buttano un po' nel vuoto e li riacciuffano immediatamente, quindi con una sorta di attenzione e tensione al tempo stesso, che poi quello che vorremmo saper fare, avremmo voluto così saper fare come madri nei confronti dei nostri figli, cioè dargli le radici ma dargli anche le ali, perché non è detto che i figli devono seguire necessariamente quello che abbiamo fatto noi. Invece, voglio dire, quando si è giovani si ha un po' una sorta di poca maturità e di presunzione. Che cosa si pensa? Che il figlio, la figlia, devono essere una sorta di coppia migliorata del genitore, cioè se il padre fa il medico, perché il figlio non deve fare il medico, o se fa l'avvocato perché non deve fare l'avvocato, o se fa il costruttore perché non deve fare quello, insomma vogliamo un po' questo, vorremmo un po'. Invece
Invece i figli sono degli esseri, delle persone con una loro intelligenza, mentalità e con un loro comportamento completamente differente dal nostro. E allora uno all'inizio non lo capisce, ma poi quando è cresciuto eccetera si rende conto che proprio la diversità che c'è tra noi e i nostri figli può essere un motivo di arricchimento, perché la diversità è sempre ricchezza e non impoverimento. Racconto per esempio un episodio inserito in un capitolo che si chiama Adattamento. L'adattamento è, un americano dice questo, che non è la più forte delle specie che sopravvive e nemmeno la più intelligente, ma quella che è più reattiva ai cambiamenti. Tutti noi ci troviamo a vivere magari per lavoro con delle persone che non ci vanno proprio a genio perfettamente, oppure anche in famiglia possiamo avere così dei problemi, oppure anche nelle amicizie. Però se uno è in grado di adattarsi alle varie situazioni, questo vive molto meglio. Ma anche queste sono tutte cose, comportamenti che si imparano con il passare degli anni. Allora io racconto, parlo un po' dell'adattamento prendendo uno spunto da una vacanza che io e mia figlia, quando aveva 13-14 anni, abbiamo fatto noi due insieme, facendo un campeggio in montagna al lago delle Bose, che è al di sopra di Europa, no? Che tutti conosciamo. E certamente io ho fatto tutta una serie di sbagli già in partenza, perché non l'ho interpellata su questo tipo di vacanza, ma siccome io ero molto entusiasta di questa vacanza in montagna, perché a me la montagna è sempre piaciuta molto, pensavo che avrei saputo trasmettere anche a lei la bellezza del posto e suscitare tutta una serie di emozioni positive, cosa che in effetti non si è verificato, perché lei non si trovava affatto a suo agio in una tenda in montagna, svegliata la mattina alle 5 magari dai raggi del sole, con tutto il silenzio, cioè, e quindi io mi stupivo moltissimo di questo. E allora tutti i miei desideri di spiegare, perché io dico che anche silenzi di parole non dette, perché tutto quello che uno vorrebbe dire tante volte poi si rende conto che magari non è opportuno e rimane non detto. Io voglio far notare come quando man mano andiamo in montagna cambia la tipologia di piante, ma cambia proprio anche la morfologia delle piante, no? Le piante hanno delle foglie che diventano più piccole, diventano magari aghiformi, le piante hanno delle pelurie, perché devono adattarsi appunto a sopravvivere in condizioni così abbastanza difficili, e quindi devono mettere in atto tutta una forma di diciamo di adattamento particolare. E poi le piante, sappiamo per esempio quando andiamo in montagna che cosa vediamo, che le piante fioriscono in un breve periodo di tempo, perché è proprio quel periodo utile per venire impollinate, e anche le piante hanno dei colori molto più smaglianti perché devono attirare appunto gli insetti. Quindi, e poi c'erano anche nel lago, c'erano degli insetti che compivano delle metamorfosi, e quindi anche questi avevano tutto si imbozzolavano, no? Poi in montagna che cosa vediamo? Che delle piante per esempio si nascondono come all'interno, un pochino all'interno delle rocce per potersi proteggere. E quindi si ritirano, che è un po' quello che facciamo anche noi, quando qualche persona, credo, ci dice delle cose che non ci piacciono. Allora noi possiamo avere due tipi di comportamento: o diventare aggressivi, come se prendiamo delle piante come l'aconito, che è per esempio una pianta che fa quei fiori blu, che è una pianta velenosa, oppure possiamo diventare come le robinie, che mettono delle spine, che quindi diventare spinosi, oppure possiamo lasciare scivolare su di noi quello che ci viene detto, e così diciamo senza disturbarci, senza farci ferire.
In quel periodo, quando lei era adolescente, lavoravo in università, come ho sempre lavorato, però facevo anche delle consulenze in paesi in via di sviluppo, cioè per la FAO, per la Banca Mondiale, andavo in questi paesi come Algeria, Tunisia, anche paesi più lontani, a insegnare proprio come si coltivano determinate piante con dei metodi locali loro. Quindi io mi assentavo anche di casa per un periodo anche di un mese, perché ci voleva il tempo per fare i progetti, ritornare, eccetera. Mentre invece mio marito, che anche lui lavorava in università, perché noi ci siamo conosciuti appunto tutti e due facendo la facoltà di agraria, rimaneva in università, quindi insomma si occupava moltissimo della crescita di nostra figlia, oltre naturalmente ai nonni, ai miei genitori. E allora io così dicevo a mia figlia, facendo questa gita: adattarsi alle situazioni in molti casi non è ipocrisia o finzione. Ti ho detto, e la tolleranza verso gli altri, per contro, non è indifferenza, ma una virtù che si apprezza crescendo. Sospiravo pensando, preoccupata, alla tua difficoltà di adattamento, perché a lei non le piaceva niente, insomma, questa mancanza. Non sempre si vive in un ambiente che ci piace e con le persone che ci sono simpatiche. In questo caso adattarsi può essere una buona strategia di sopravvivenza, ma anche un buon esercizio di carattere. D'altra parte, riflettevo, anche sapersi ritirare, rinchiudere in se stessi, quasi imbozzolarsi di fronte alle situazioni non gradite, richiede allenamento. Tu con calma mi hai esposto i tuoi pensieri. L'insetto è costretto a utilizzare quel comportamento per sopravvivere, mentre io sceglierò situazioni più semplici, consone a me. Eviterò di mettermi in condizioni non piacevoli. Guarda papà, fa sempre soltanto quello che a lui piace. Evita le persone che lo infastidiscono. Non ha smanie di andare, vedere, scoprire, conoscere, così non è mai a disagio. Ognuno ha il suo carattere. E così, cioè, era molto chiaro quello che lei voleva dirmi, no? E quindi poi, crescendo naturalmente, uno acquista anche la pazienza, cosa che da giovane uno non ha, credo, almeno non possegga molto. Infatti io dico che è bellissima quella frase che dice Rousseau, che la pazienza è il frutto dell'incontro tra forza e attesa, sembra una condizione obbligata per gli umili e i vinti, in realtà il collegamento con la rassegnazione pare renderla inattuale, una virtù per chi non è impegnato nella corsa a ostacoli della vita quotidiana. Cioè, la pazienza è amara, però il suo frutto è dolce. Sono tutte cose che si imparano assolutamente, credo io, crescendo. E poi parlo di come le piante possono essere altruiste. Allora, per esempio, le leguminose, no? Fagiolo, il cece, il pisello, tutte queste che noi mangiamo perché contengono delle proteine, eccetera, hanno sulle radici dei tubercoli per cui sintetizzano l'azoto atmosferico, lo trasferiscono nel terreno e così si deve concimare di meno, e quindi questo è molto utile. Però perché sono altruiste? Perché non utilizzano tutto quanto l'azoto di cui hanno bisogno per loro, ma lo lasciano poi nel terreno e quindi per le piante che vengono dopo. E quindi anche l'altruismo è sicuramente qualcosa che si può insegnare, come diciamo con il comportamento più che non con le parole. E quindi ci sono tanti esempi di piante, ma anche di insetti, cioè pensiamo alle api, le formiche, quanto sono altruiste, perché le operaie non si possono riprodurre, cioè non si riproducono, lavorano soltanto. E quindi anche questo, anche l'altruismo è un qualche cosa che si impara con il tempo. E poi io faccio un esempio di una pianta che è l'Impatiens pallida. Noi conosciamo quella Impatiens balsamina, Impatiens perché è impaziente, che quando ha fatto il frutto spara i semi. Allora, un'altra pianta simile all'Impatiens, ma l'Impatiens pallida, che è più una pianta da sottobosco, che cosa fa?
quando è vicina in un appezzamento di terreno a piante della sua stessa famiglia, genere e specie, sviluppa delle foglie che hanno una dimensione normale. Mentre invece quando si trova vicina a delle piante specie differente, sviluppa delle foglie di grandi dimensioni, perché è come un animale che ha il complesso del branco, cioè vuole difendere il terreno, vuole connotare il terreno. Quindi anche nelle famiglie che cosa vediamo, per esempio? Che ci sono famiglie dove ci sono per esempio dei fratelli e allora magari vanno d'accordo tra di loro, altri di meno, cioè si difendono diventando più altruisti oppure meno altruisti. D'altra parte, un altro esempio che noi notiamo anche molto bene nell'orto è la menta. La menta è una pianta che tutti conosciamo, è una pianta molto prepotente, se vogliamo, perché impedisce alle vicine di svilupparsi, cioè lei prende tutto quanto, colonizza tutto il terreno, ma non soltanto delle piante aromatiche o delle piante diciamo officinali, ma anche degli arbusti. Noi ce l'abbiamo in giardino e la menta è vicino alla potentilla, che è un arbusto che tutti conosciamo, e la menta ha la meglio sulla potentilla, che è un arbusto, quindi si difende, si sa difendere molto, molto bene, no? E così questo è un qualche cosa che lo possiamo imparare, lo possiamo trasmettere anche noi con i nostri comportamenti, eccetera. E poi io parlo dell'invadenza, e qui abbiamo veramente degli esempi di invadenza, nel senso che in Valle Cervo ormai siamo sommersi da piante che vengono da fuori. La budleia, questa pianta che fa questa pannocchia azzurra e che c'è lungo ormai, ha riempito tutti i torrenti, l'idro, c'è il pinchiolo, il cervo, è una piaga pazzesca, modifica il paesaggio della valle, ovviamente, perché non è una pianta che è stata introdotta dalla Cina e poi è andata in Inghilterra, poi dall'Inghilterra è arrivata poi a noi, e così prima ci piaceva moltissimo perché quest'albero attirava le farfalle, eccetera eccetera, e nessuno si immaginava che sarebbe diventata la piaga che è adesso. Ecco, questo è un classico esempio di pianta invadente. Poi ne abbiamo un'altra, venendo alla balma, la Rennutria, che è incredibile anche quella, cioè che fa queste foglie, anche lei indistruttibile. Un'altra indistruttibile è l'ailanto, cioè quello che chiamano anche albero del paradiso perché diventa altissimo. E anche questo, ma lì sono tutti quanti errori, diciamo, che ha fatto l'uomo, perché tante cose non si sapevano e non si poteva immaginare che, per esempio, quando noi hanno introdotto nel 1700 la robinia, cioè la caccia, no? Che fa quei fiori, quei grappoli bianchi, pengoli, che si mangiano anche con la pastella, che sono anche buoni. Cioè. Però è un disastro, perché praticamente cosa fa la robinia? La robinia eutrofizza il terreno, cioè produce delle grandissime quantità di azoto nel terreno e allora impedisce la crescita di tutte quelle piante come l'anemone, la scilla, i denti di cane, tutte queste piccole bulbose che ci sono a primavera, che sono utilissime perché sono dei fiori che sono ricchi di nettare e quindi praticamente impediscono agli insetti di trovare il cibo e poi quindi impediscono, scompaiono quindi questi tipi di insetti, scompaiono gli uccelli insettivori perché non trovano più il cibo, cioè, ma quando si è importata nel 1700 nessuno sapeva, perché la si era vista in giardini molto lontani e si pensava che fosse una pianta decorativa, e poi anche questa è diventata qualcosa di terribile. Così, voglio dire, come sono invadenti le piante, così possono essere invadenti le persone, così una madre può essere invadente nei confronti della figlia, cioè dirgli come si deve vestire, come si deve fare le valigie, tutto quello che deve fare. E allora anche lì, certo, non è facile rimanere all'interno dei propri spazi, perché forse uno, perché ha acquisito una certa esperienza, pensa di volerla assolutamente trasmettere al proprio figlio, e invece anche il figlio deve farsi la sua esperienza da solo, no?
E quindi io cito molti esempi di questa invadenza proprio anche nel comportamento familiare. E cioè praticamente io dicevo prima di partire per un viaggio come si fa la valigia, che si porta poche cose, e che insomma tutto così. E naturalmente mia figlia non era per niente contenta di sentire tutto questo, quello che io suggerivo. E d'altra parte mio marito si barcamenava in queste situazioni non sempre così semplici. Cioè, però nostra figlia una volta si è uscita con una frase che così mi aveva colpita, dove diceva tu non ti riempi la valigia però ti riempi la vita. Cioè nel senso che io ho sempre amato molto fare, andare, girare, vedere tutte queste cose qui e così insomma ognuno ha un po' il suo temperamento e quindi l'invadenza è anche qualcosa che si può imparare, che si può contenere. E poi parlo per esempio della fugalità, noi lo vediamo nelle piante, per esempio il convolvolo, no? Che tutti conosciamo, che fa queste campanelle o bianche oppure blu, ed è una pianta assolutamente frugale perché noi non vediamo niente, pure lo vediamo da distanza e vediamo come cresce, come si sviluppa. Poi io parlo di diverse piante molto frugali. E allora siccome certe piante ci sono note e certe altre non ci sono, non le conosciamo, allora sul libro ci sono appunto dei piccoli disegni che così esemplificano le piante. E una di queste per esempio è questa tillandsia, che adesso è diventata anche molto comune, che la si trova anche nei vivai, una pianta che viene dal Sud America e praticamente non ha bisogno di niente, cioè ha soltanto come delle foglioline, la si appende perché questa pianta si nutre dell'azoto atmosferico, quindi è la pianta più frugale che esista e non richiede cure, eccetera. Frugali anche la tifa che cresce nell'acqua vicino alle risaie e poi anche il phragmites che è un altro che c'è tutto nelle zone umide. Allora queste piante sono davvero molto frugali perché sono come delle pompe di ossigeno che quindi loro l'assorbono e poi sono capaci di trasferirlo nell'acqua, nelle radici, alle piante vicine. E che cosa serve questo fatto? Serve a favorire lo sviluppo di batteri che sono in grado di decomporre delle sostanze tossiche. Volevo leggere magari un pezzetto così conclusivo, così dà più l'idea del contenuto del libro. E io ho intitolato questo epilogo, diciamo, come il contadino sparge il seme. Questi brevi racconti sono un'immersione nella memoria, nel silenzio di parole non dette. Alcuni episodi sono rivissuti stemperandosi e assumendo il profumo e la grazia di un fiore. Altri il disincanto e il rammarico di un'occasione mancata. Tuttavia questo non vorrebbe essere lo sterile e inutile mea culpa di una madre che sa di essere stata inadeguata e impaurita dal proprio compito, perché io penso che veramente anche queste analisi del passato non servono proprio a niente, perché ormai tutto quello che è fatto e quindi serve piuttosto fare dei progetti e dei proponimenti sul futuro. E quindi io dico, e quindi non tanto un senso di mea culpa, ma quanto un gesto di apertura verso un cammino capace di dischiudere nuovi paesaggi su erba non ancora calpestata. Mi convince e mi consola una frase che Massimo Recalcati ha scritto nel suo bel libro L'ora di lezione, riflettendo sull'efficacia dell'insegnamento. Dobbiamo solo desiderare che qualche cosa arrivi e spargere parole come il contadino sparge il seme, avendo fiducia che con la pioggia e il concime il terreno farà crescere le piante. In questo libro ho seminato storie che mi piacerebbe veder germogliare in te. Credo nelle parole, nella loro forza, possono fare bene o male, essere vento leggero o tempesta, pioggia che distrugge o acqua che disseta. Quelle che ho scritto le vorrei capace almeno di dire la verità di pensieri
ed emozioni di chi in ogni momento della vita avrebbe voluto colmarti di amore. Questa copertina è stata, dato che il libro è dedicato a nostra figlia, la copertina è stata scelta da lei e io non ero convinta, invece poi dopo sono stata zitta e ho detto, l'editore ha detto, ma il libro è dedicato a sua figlia, quindi la copertina va fatta come voleva lei, ed ha avuto ragione, perché in effetti è tratto da un... è un particolare di un quadro di Klimt, che è appunto madre e figlia, quindi si capisce già da lì il contenuto, e poi qui ci sono gli alberi. Vi ringrazio molto per l'attenzione.